Io sono Miria e benvenuti nel mio canale. Il video di oggi è un video non proprio haul, perché comunque sono cose che ho comprato io, ma ho comprato in passato e probabilmente avete anche già visto. Però è un video in cui voglio parlare di alcuni marchi, in particolare di 10 marchi artigiani, come avete potuto leggere dal titolo. Ho voluto fare questo video perché, appunto, visto che la situazione è un po' quella che è, ho ripreso in mano la mia rubrica Scoprire il Made, una rubrica che pubblico sul blog più o meno mensilmente, in cui faccio delle piccole interviste a delle realtà che mi piacciono, artigiane. Ve la lascio nell'info box e l'avevo un attimo lasciata in sospeso, però l'ho ripresa in mano perché, appunto, visto la situazione, il periodo in cui siamo, volevo cercare di metterci del mio per aiutare a conoscere, appunto, delle piccole realtà che magari in questo momento potrebbero aver bisogno di un po' più di aiuto, quindi comprare da loro potrebbe aiutarli a sostenerli. Visto che parlo spesso di fast fashion e di marchi, appunto, low cost, ho voluto fare questo video, tra l'altro su suggerimento di una ragazza che mi segue su Instagram, perché subito non avevo pensato di fare dei video, ma avevo pensato solo alle interviste, per, appunto, esaltare un pochino l'artigianalità che a me piace tanto. Sapete che io sono una grande fan comunque di tutto quello che è handmade, tutto quello che è fatto a mano e che è artigiano, ne parlo spesso comunque nei miei video, però, appunto, volevo fare qualcosa di dedicato. In questo video ho selezionato, appunto, 10 artigiani da cui io per prima ho comprato. Può essere che alcune cose mi siano state regalate, ma comunque sono marchi da cui io ho comprato a prescindere da quello che poi mi è stato regalato o comunque omaggiato, perché sono brand in cui io credo tanto, che mi piacciono tanto e sono anche in realtà economiche, cioè sono proprio brand veri e propri. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che non sono hobbisti, vuol dire che loro di queste cose qua ci vivono, è proprio la loro attività, per cui attività in regola, per cui su cui pagano le tasse, per cui, appunto, essendo che sono dei veri e propri negozi, se vogliamo, ora come ora probabilmente è il momento più adatto per sostenere, appunto, queste piccole realtà. Faccio anche presente che handmade e artigianato non vuol dire economico, questo è una cosa che secondo me va sottolineata, perché spesso c'è un po' questo preconcetto per cui se una cosa è fatta a mano allora deve valer poco. No, assolutamente, soprattutto se dietro c'è attenzione nei dettagli, attenzione nei materiali, attenzione nel design, c'è uno studio, spesso è una persona sola o due persone sole che fanno tutto, per cui ricordatevi che fatto a mano, che artigianato, non vuol dire a basso costo. Per cui in questo video io non dirò prezzi, anche perché non me li ricordo, perché magari li ho comprati tempo fa, non credo che sia questo... Non dovrebbe essere il topic, sono cose di qualità, quindi comunque i prezzi secondo me li valgono, anche perché io li ho pagati, se no non avrei speso i soldi che ho speso per comprare queste cose. Detto questo, incominciamo. Ho cercato di selezionare vari categorie, abbigliamento, accessori e anche uno per la casa, perché in realtà io di mio per la casa non ho tantissimo. Ho cercato di variare un pochino, però fatemi sapere di nuovo se è un genere di video che vi può piacere, perché magari lo riproporrò in futuro. Partiamo con le scarpe, con le scarpe di Marta. Io da loro ho comprato questi stivaletti, li avevo conosciuti tra virgolette a Mercato Monti, però poi ho acquistato solo online un momento in cui avevano fatto degli sconti e puntavo da un po' delle scarpe, degli stivaletti color borgogna. Ho preso questi e sono comodissimi. Dentro hanno una suola che, vediamo adesso, tiro fuori, che è fatta apposta per essere ergonomica e comoda da camminare, per cui sostiene bene il piede e, appunto, la potete togliere e mettere come volete. Insomma, tutte le loro scarpe sono fatte in questo modo, sono sostenibili, fatti in Italia, e sono di pelle e mi piacciono tantissimo, sono molto comode e tra l'altro hanno appena lanciato la loro linea di sandali, con dei sandali molto carini, simili Birkenstock, che ci sto facendo un pensierino. E una cosa soprattutto molto interessante che fanno loro sono delle scarpe da ginnastica simili Stan Smith, che, mannaggia, se non le avessi appena comprate, cioè le avevo appena comprate quando li ho scoperti, se no avrei di sicuro preso quelle, perché erano scarpe sneakers bianche molto molto belle. Comunque, scarpe
mi piacciono un sacco, estremamente comode. Vabbè, queste sono ovviamente invernali, però comunque sono molto comode anche nella mezza stagione e mi piacciono un sacco. Officine Gualandi sono un duo, Tania e Renato, che creano fanno creazioni in ceramica. Li avevo tra l'altro intervistati in uno dei miei, in molti in realtà, di quelli che vedete qua li ho anche intervistati per la mia rubrica Scoprire il Made, proprio perché comunque sono attività in cui io credo, cioè non che abbiano bisogno di essere creduti, vabbè, comunque abbiamo capito. Da loro ho comprato questa collana. Mi piacciono tantissimo, loro fanno appunto cose con la ceramica, oltre a bijou fanno, sono molto famosi per queste collane scultura, diciamo, forse non è proprio scultura il nome adatto, però insomma queste collane dalle forme forti e anche dai colori forti, dai contrasti forti, lo fanno anche delle bellissime home decor come magari lampade molto particolari, e da loro io appunto ho comprato questa collana. Ho scelto io i colori perché potevo scegliere io le palle, quindi i colori che volevo, e mi piace tantissimo. È una di quelle collane che appunto che dà subito un pop di colore nei vari outfit e nei vari look. E poi loro mi hanno regalato, quando ci siamo visti per la prima volta tra l'altro al mondo creativo, mi hanno regalato questo anello che io adoro, è bellissimo. Io quegli anelli che arroganti mi piacciono tanto, e questo è dorato. Non è esattamente da tutti i giorni, però secondo me quando lo mettete fa la sua porca figura. Appunto, i Gualandi creano con la ceramica, sono di Roma, e niente, insomma, mi piace tantissimo appunto per le loro forme geometriche molto particolari, molto bold. E tra l'altro mi pare che da poco abbiano aperto anche un laboratorio aperto al pubblico, un laboratorio negozio, per cui se siete a Roma magari può valere una pena andare a dare un'occhiata ai loro lavori. C'era una bolla, allora le ragazze di C'era una bolla creano delle candele e delle profumazioni per la casa, comunque diciamo dei decori per la casa, appunto tutte cose che hanno a che fare con odore, estremamente buone. Io ho comprato due delle loro candele, Tropico e Serendipity, che ormai è morta, Serendipity è finita, però buone. E questi sono i miei due gusti che mi piacciono, i profumi che mi piacciono di più. Fanno dei profumi stagionali, quindi d'estate magari ci sono profumi che non ci sono d'inverno e viceversa. E hanno vari formati, questo è quello più, non è più economico, però insomma è quello, uno di quelli più piccolini. Io ne avevo voluti prendere due perché volevo provare appunto vari profumi diversi. Ma hanno anche delle bellissime candele fatte su base di cemento, molto di design, col cemento anche colorato. Fanno anche stick profumi, fanno anche oli essenziali con le loro fragranze, e sono candele di soia, non so se l'ho già detto, molto buone, buonissime. E io da loro appunto ho preso queste due, poi avevo preso una collaborazione, questo è sempre Serendipity, quindi questo qui, che sono i miei due gusti, i miei due profumi preferiti top Eva, però forse mi piace di più Tropico, che è un po' più dolce. Nota esotica, dolce e piccante, mentre Serendipity non riesco a leggerlo perché mi si escono le cose. Comunque avevo preso una collaborazione che avevano fatto con Chiara La Scura, che tra l'altro è un'altra di quelli che avrei voluto aggiungere, ma oggi non ci è entrata, nel prossimo giro magari, che appunto c'era questa, lei aveva fatto l'illustrazione sulla tazza e loro dentro ci hanno, mi aveva un po' zozzo, però dentro ci hanno messo la candela, per cui io avevo comprato questo. Tra l'altro loro sono di Modena, cioè sono della provincia di Modena, non proprio di Modena, quindi gioco anche qui in casa, via, mi piacciono tantissimo. Eilish, allora Eilish ha uno stile che adoro, sia lei come persona, Alice, secondo me ha uno stile magnifico, ma anche proprio come tipologia di gioielli, perché è irriverente, è ironica. Io da lei la prima cosa che avevo comprato, per cui l'avevo tra virgolette conosciuta, erano le sue collane irriverenti, mi sa che avesse un nome. Per queste collane, comunque io ho preso una collana che ho scritto sticazzi, cioè come proprio filosofia di vita, insomma. E poi avevo preso anche un paio di orecchini che proprio non, mi sa che non abbia più riproposto, che
che erano questi qui, molto molto leggeri. Lei lavora il metallo, per cui lei aveva realizzato la parte metallica e poi aveva preso delle pietre, sono delle perle di cartapesta, per cui mi piacevano tantissimo, molto leggeri, molto colorati. E poi lei mi aveva omaggiato quando era uscita la sua linea Diamond, di questi qua di nuovo, cioè, capito cosa intendo, voglio dire, c'è un occhio grosso come il mio occhio, fondamentalmente bellissimi questi, li adoro. È di recente, insomma, un po' la sua ultima collezione che sta portando comunque avanti nel tempo, perché lei non fa collezioni, non fa collezioni stagionali, è quella della Jurassic Girl, grosse pietre, grossi componenti metallici che fa lei, vintage, dall'ispirazione vintage, con dei dinosauri messi in mezzo, che detta così sembra assurda, ma sono veramente fighe. Lui piace molto questo suo stile un po' irriverente, molto molto ironico, e adoro tantissimo. Da lei tra l'altro mi ero fatta fare anche un paio di orecchini, che purtroppo però un po' che non metto perché uno mi si è rotto. Mi ero fatta fare la MB con il filo d'argento, che mi aveva fatto questo piacere, non si vedrà mai, comunque la MB sagomata. Purtroppo la MB si è rotta, per cui non riesco più a chiuderlo, ma magari riuscirò in qualche modo. Insomma, mi aveva fatto questa cosa, mi piacevano tantissimo, addosso poi siccome erano anche fighi, e sì, però la B non mi si chiude più. Passiamo a Silvia Sting. Silvia fa delle borse che secondo me sono pazzesche. Questa io ce l'ho da anni, tra l'altro prima di questa ne avevo comprato un'altra che però non ho più, perché poi come stile mi era un po', era un po' cambiato, per cui era una cartella da portare sotto braccio, sotto a spalla, e quindi è finita in un posto che non so quale sia, che è quello dove metto le cose che non voglio, che voglio cercare di vendere, ma che non voglio vendere e che non voglio liberarmene, per cui è dispersa. Però questa è un'altra borsa che avevo comprato da lei. Lei fa queste borse super particolari, perché sembra pelle, ma in realtà non è pelle, sono componenti elastici, componenti plastici, usati in realtà per i rivestimenti, e sono molto belle. Poi usa la pelle come decorazione, quindi io avevo potuto scegliere il fuori, avevo potuto scegliere la frappa esterna, interna, e anche il dettaglio qui. Qua di questa parte ci dovrebbe essere la sua targhetta. E cerniera, tracolla, io appunto ce le ho, era diventata la mia borsa da tutti i giorni, e io non le tratto bene le borse da tutti i giorni, e questa non ha avuto. L'unica cosa che è successo è che col tempo mi si è staccata dentro una parte della taschina di cotone, ma ribadisco, cioè era strano anche che non succedesse, perché comunque è una borsa molto resistente. Tutti le componenti sono fermate con i rivetti, che secondo me sono molto belli. Di nuovo, è un tipo di design che mi piace tantissimo. Ho fatto ultimamente anche dei zainetti molto molto belli, e anche dei porta mascherine, che secondo me, che in realtà lei era un porta tutto, però anche come porta mascherine sono molto molto interessanti. Per cui sì, questo genere di borsa mi piace tantissimo, questo è il mio genere di borsa da tutti i giorni. Quando ancora ero super fissata col nero, adesso sono passata ad un altro colore, però rimane comunque una delle mie borse go to, l'ho portata anche in viaggio, è un po' pesante su questo, rimangono un po' pese, però io comunque l'ho portata anche in viaggio perché è super capiente e ci sta di tutto, e con la tracolla è comunque molto comoda, adoro. Pamplet è un marchio di gioielli di carta. Greta realizza dei gioielli molto particolari utilizzando la carta crepla, cartapesta, ecco, e componenti vintage, appunto come magari francobolli, piuttosto che libbe, piuttosto che cartine, e secondo me sono molto originali, molto duraturi, molto leggeri. Io il primo che ho preso è stato questo, sì, questa è la parte dritta, quindi questa è la parte dritta e questo è il rovescio. Ultimamente tra l'altro la sto usando un po' poco, mi sa che dovrò ritirarla fuori. Devo metterla con questa maglia, tra l'altro. Poi avevo comprato da lei un paio di orecchini a lambra. Purtroppo ho perso il suo gemello, quindi mi è rimasto un solo orecchino. Prima o poi mi deciderò a chiederle se per caso ha ancora la possibilità di rifarmelo, ma vabbè, comunque non uso orecchini mono, però lo tengo lì perché magari salterà fuori il suo fratello prima o poi. Erano uguali, ma non, se non mi ricordo male, erano simili ma non uguali, quindi la fantasia era abbinata.
ma non identica, ma potrei ricordare male. Comunque erano molto belli, super colorati e super leggeri, perché appunto essendo di carta pesta sono molto leggeri. L'ultima cosa che ho comprato è questo girocollo, di nuovo bellissimo, mi piacciono un sacco i colori. Lei fa tutte di queste, fa tantissime di queste collezioni super colorate, super piene di pattern e di fantasie. E mi piace proprio appunto le linee pulite, comunque delle forme geometriche che usa per la maggior parte dei suoi gioielli, insomma. E, adoro, mi piace un sacco. Gaia Segatini Knotwear, allora sono dei maglioni. Gaia produce maglioni in una maglieria delle Marche, perché lei è marchigiana, orgogliosamente marchigiana direi. E io da lei ho comprato due maglioni, ho comprato una maglia e un gilet direi, quindi ho preso questa maglia, questa è in lana Shetland, molto calda, un pochino punge appena la mettete, ma è un genere, un tipo di lana molto strano che poi si adatta al calore della pelle e non punge più, incredibile. E veste fino alle taglie, Gaia fa delle taglie molto larghe, a due taglie che vestono fino a 52, questo per me mi sta molto tranquillamente, cioè è quasi largo per me, perché comunque le maniche poi le faccio su molto. Ha questi dettagli che secondo me sono bellissimi, applicati sulle spalle, che lo rendono un maglione molto particolare, molto molto lussurioso, non so se passatemi il termine. Gaia usa filati, l'azienda con cui lavora Gaia, usano filati di recupero, per cui le produzioni sono molto piccole e rispettose dell'ambiente, e lei punta molto appunto su questa cosa della sostenibilità delle loro maglie, dei loro maglioni. E oltre a questo ne ho comprato un'altra che però non ho qua, che è un modello Bubble, che ve lo faccio vedere indossato qui, che è un cardigan, se non mi ricordo era un misto lana quello, non era un lana 100%, che tra l'altro ha lanciato di recente un modello leggermente diverso, cioè il modello è lo stesso però la fantasia è diversa, in cotone, e ci ho fatto un grosso pensiero, poi mi sono trattenuta, ma molto bello, anche quello molto versatile, lo uso spesso quando appunto devo aggiungere uno strato in più, ma volendo si può usare tranquillamente anche come giacchetta mezza stagione magari. By Alice, di nuovo abbigliamento, questa volta parliamo di abiti molto femminili con delle fantasie romantiche, vabbè non queste nel particolare, però queste sono io. Alessandra appunto crea questi abiti dal gusto molto romantico, molto femminile, molto eterei anche, perché spesso sono lunghi e svolazzanti, hanno delle maniche molto voluminose, poi vabbè dipende dal modello, per cui la sua L veste fino a una 50-52 tranquillamente. E di lei io ho comprato questo qua, che ha la manichetta a tre quarti a volant e questa bellissima stampa semi trasparente. Io comunque questo lo uso principalmente d'inverno con sotto qualcosa, perché per me è molto scollato, se avete un po' più di seno probabilmente vi starà benissimo. E, con la sua fusciacchina in vita da annodare, molto lungo, io le ho dovute accorciare però perché comunque di stoffa ce n'era in abbondanza. E l'altro invece, che è il mio preferito, Eva Top, adoro tantissimo, è questo qui, adoro la stoffa, questo è un pochino più sostenuto, è invernale, ha la manichetta con l'elastico che si arriccia, un po' più chiuso sul davanti, ma io ci metto una spillina proprio per evitare di doverci mettere sotto qualcosa, taglio in vita, elastico, quindi comodo, un pochino, no l'altro elastico in vita, non questo. Elastico. No, nessuno di quelli, perché mi quella l'elastico? No, no, l'elastico in vita, mi quella l'elastico in vita, e niente. È lungo fino ai piedi, molto drammatico, molto d'effetto, e mi piacciono un sacco, molto molto belli. E lei fa anche dei costumi che vestono fino a una 50-52 anche quelli, però non sono molto mio stile come costume, io li preferisco che coprono un po' di più, però fa dei costumi suoi con delle stampe realizzate da lei, quindi stampe esclusive che ha disegnato e stampato lei, e anche qualche vestito, mi pare che nell'ultima collezione abbia introdotto anche dei vestiti disegnati da lei, cioè come le stampe disegnate da lei, molto carini, quegli stili sono molto molto belli.
Aspetta, vedrai. E quindi torniamo a parlare di gioielli, perché Sara crea queste bellissime collane riutilizzando dei vecchi piatti di porcellana. Quindi prende i piatti, li ritaglia e li trasforma in bellissimi ciondoli. Io ho, da lei ho preso questo con la rosa abbastanza grande, abbastanza vistoso, cioè è comunque delicato, sono molto delicati i suoi gioielli, hanno un po' il gusto vintage, un po' il gusto retro. Io da lei ho comprato fondamentalmente quasi cose più colorate. Comunque questo è più piccolino, adatto magari appunto solo girocollo, invece quella era molto lunga, questa invece è un girocollo ed è una piccola rosellina così. Molto bellina, e lei appunto fa tutti questi gioielli in ceramica, non mi ricordo come si chiama la tecnica, comunque con non mi ricordo la tecnica, c'è una tecnica appunto per rivestire i lati del vetro in genere. Lei fa anche molti dei suoi stili sono anche tipo con i francobolli o con i fiori dentro al vetro, o con il pizzo, o sì, più o meno quelle cose lì. Io però lei l'ho conosciuta tra virgolette proprio per i piatti riciclati, fondamentalmente bellissimi, molto delicati, molto romantici, adoro. Infine Sweater Made in Italy, ne ho già parlato tantissime volte di loro, ma non posso farne a meno. La maglietta che indosso in questo momento è di Sweater Made in Italy. Loro sono una realtà artigiana di provincia di Modena, quindi anche qui gioco in casa. Loro tra l'altro si sono dovuti reinventare. È una conduzione familiare, loro si sono tra l'altro dovuti reinventare a causa del terremoto del 2012 che gli aveva distrutto il capannone, e creano maglieria, loro sono magliai e si sono messi a produrre una loro linea di maglieria su misura, per cui non importa se vestite una 38, non importa se vestite una 60, loro vi vestono, hanno i loro modelli stagionali che propongono poi infatti appunto su misura. Io da loro avevo già dei capi che mi sono stati in realtà regalati perché avevo fatto da modella per loro. Questo è stato il primo capo che ho toccato con mano, è un capo di mezza stagione, abbastanza, non dico pesante, però è doppiato e mi piaceva tantissimo. E poi mi avevano dato questo per lo shooting di Natale, avevano fatto appunto la stampa con il All I Want for Christmas is Sweater Made in Italy. Era molto carino questo maglione, perché appunto aveva questo dettaglio sulla manica e il grigio e il rosso in contrasto. Sebbene il grigio non sia uno dei miei colori preferiti, mi piaceva molto comunque il contrasto con il rosso. E poi mi avevano dato un'altra maglia, che purtroppo questa non l'ho mai pubblicata sul blog perché purtroppo tra una cosa e l'altra non ci sono ancora riuscita, però mi avevano fatto la maglia personalizzata, perché loro riescono a fare anche le personalizzazioni, per cui se dovete scrivere qualcosa sulla maglia lo potete fare tranquillamente. Io gli avevo fatto scrivere Follow Me Plus Kawaii, tra l'altro con il mio font, quindi gli avevo dato io il font da usare. E poi vabbè, l'ultima cosa che ho preso è stato questo abito a pois che ho messo in uno degli ultimi video, per cui adoro tantissimo, mi piacciono un sacco. Anche qui tessuti di qualità, comunque made in Italy, come in realtà tutto quello che vi ho fatto vedere, quasi tutti gli artigiani che vi ho fatto vedere oggi ci tengono molto alla sostenibilità e al fatto che comunque i materiali che usano siano ottimi e made in Italy. E questo è stato il mio video haul alternativo, diciamo, che poi non è proprio un video haul, però insomma, fatemi sapere se voi conoscevate questi brand artigiani, fatemi sapere se è un genere di video che vi può piacere. E vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di seguirmi sui social, mi trovate sempre come Plus Kawaii. Spero che il video vi sia piaciuto e alla prossima, ciao!